mio cuore è pieno nel pensare di avere con noi Fulvio Colombo che ci parlerà di questo documentario. Ci possiamo accomodare. Io sono qui anche in veste di... farò qualche domanda, ma vorrei anche sentire il pubblico. Quindi se avete qualche domanda alzate la mano e saremo ben felici di assolvere le vostre curiosità. Ma vorrei iniziare proprio da 50 anni fa e da come nasce questo documentario, che nasce per caso. Non era stato pianificato, non era stato... lei non era partito dall'Italia, era partito da un luogo un po' più turbolento dell'Italia, anche se il 68 è stato un anno turbolento in ogni parte del mondo. Ci può raccontare cosa facevi in India? Subito prima di questa sosta indiana, diciamo, di questa occasione indiana che ha creato la possibilità di questo documentario, subito prima ero in Vietnam, in una delle frequenti partecipazioni al giornalismo di guerra che seguiva la guerra del Vietnam in quel periodo. Mi era accaduto di arrivare a Saigon nei giorni dell'offensiva del Tet, e se qualcuno di voi ricorda, ma bisogna essere piuttosto anziani, che giorni sono stati quelli dell'offensiva del Tet, in cui è sembrato che i Viet Cong stessero per vincere sugli americani, sulle truppe americane che occupavano Saigon e che tenevano la difesa, che si occupavano della difesa del sud del Vietnam, si è trattato di giorni drammatici, tipico di coloro che facevano questo lavoro di corrispondenti di guerra, che stavano a lungo in zone di combattimento. Era la tecnica di avere dei giorni di sospensione, cioè a un certo punto subentravano 7, 8, 10 giorni che i soldati chiamavano R&R, rest and recover. L'idea in generale era di andare in Thailandia, vicina, mare splendido e un'area di vacanza perenne, cioè un'interruzione drammatica, drastica del dramma al quale state partecipando. Io avevo un progetto che avrei voluto, a cui avrei voluto dedicarmi subito dopo il Vietnam. Cioè il mio periodo nel Vietnam, nessuno poteva prevedere quando quella guerra sarebbe finita. Avevo un progetto che era quello di incontrare, di ritrovare i discepoli di Gandhi. Alcuni erano ancora vivi, di altri c'erano figli e discendenti immediati con cui avrei potuto ricostruire, avevo in mente un documentario che avrebbe ricostruito la vita di Gandhi vista dall'India. Quindi, e anche dai luoghi che avevano in qualche modo, che erano stati cellule di nutrimento spirituale, organizzativo, politico, per quel grande fenomeno che è stata la leadership di Gandhi al tempo della liberazione dell'India, dell'indipendenza dell'India. Appena arrivato in India, in questo arrivo festoso per forza, perché allontanarsi dal Vietnam era una festa e un riposo, mi sono accorto che mentre noi scaricavamo i nostri materiali cinematografici, le casse con le macchine da presa, le pellicole, i treppiedi della macchina da presa, gli obiettivi, le luci, il materiale per il sonoro, mi sono accorto che qualcun altro stava facendo la stessa cosa. Cioè eravamo nell'ingresso, nella hall molto grande di questo albergo, che a quel tempo si chiamava Oberoi, poi è diventato Oberoi Intercontinental, poi è diventato parte di grandi catene americane, ma a quel tempo si chiamava Oberoi, era il miglior albergo di New Delhi,
ed era il punto dal quale avrei dovuto partire, perché era intorno a New Delhi che avevo identificato la presenza delle persone che stavo cercando. Ma quando il mio gruppo si accorge che un altro gruppo sta mettendo sul pavimento dell'albergo in attesa che qualcuno ci aiuti a portarlo alle stanze in cui siamo destinati, ci accorgiamo di questo doppio arrivo, allora ci si incuriosisce per sapere chi sono, e basta uno sguardo per capire che si tratta dei Beatles. Quindi i Beatles, io avevo avuto un solo fugace incontro nella mia vita. 2 anni prima avevo accompagnato John Baez all'Albert Hall di Londra, dove ha fatto il suo primo concerto europeo e il suo primo concerto in Inghilterra. In quell'occasione i Beatles erano venuti a salutarla, e in quell'occasione non erano venuti a salutare me, erano venuti a salutare John Baez, quindi c'era stata una stretta di mano, forse neanche con tutti, però c'era stato un vedersi, ecco, questo fatto aveva creato una tenue ragnatela di rapporto. L'altro fatto molto più importante è che nel gruppo c'era Mia Farrow. Mia Farrow era una persona che avevo visto varie volte a New York in casa di amici, perché effettivamente non viveva più a Hollywood, non voleva stare, era in fuga da Frank Sinatra, questa era la vera vicenda, ed era in fuga da Frank Sinatra proprio sulla questione del Vietnam. Frank Sinatra sosteneva la guerra del Vietnam, Mia Farrow era contro la guerra del Vietnam, e la coppia si stava spaccando su questo. In ogni caso, lei aveva pensato, anche facendosi accompagnare dal fratello, che la meditazione sarebbe stato un buon modo per riflettere su questo fatto. Però ci conoscevamo, e da questo è nata una formale presentazione ai Beatles, e poi l'idea, che era assolutamente azzardata, ma nel mestiere del giornalista, del documentarista, dell'esploratore di mondo, l'azzardo è un dato del modo di comportarsi. Quindi ho chiesto a lei se sarebbe stato possibile seguirmi, e cioè interrompere drasticamente il programma che avevo e partire con loro, anche perché ho avuto un'idea che mi sembrava splendida e che sarebbe stata splendida, che era quella di portarli in treno dovunque stavano andando, perché avrei creato un rapporto visivo dei Beatles con l'India, non un rapporto a cui sono stati molto sensibili, vedi l'album successivo, il White Album, che è stato pubblicato subito dopo Rishikesh. Erano molto sensibili al timbro sonoro della musica indiana, non tanto all'imitazione dell'approccio melodico, ma al timbro sonoro culturale della musica indiana, e lo dimostreranno nei due LP successivi. L'idea comunque era: si può? Era un'idea a perdere, perché i Beatles non hanno mai, né prima né dopo, permesso ad alcuno di filmarli se non attraverso la loro organizzazione. Esatto. Il regista Richard Lester, il loro manager, e una sorveglianza totale sulla loro immagine, che bisogna dire sono stati molto bravi, finché il gruppo è stato unito, a conservare. Quindi era altamente improbabile, ma John Lennon è stato quasi subito in favore. John Lennon era, oggi lo definiremmo un intellettuale, era un uomo colto, istintivo,
estroverso, aperto, incuriosito da questa cosa strana che avrebbero avuto una rappresentazione visiva di se stessi attraverso una parte della cultura occidentale che però non era la loro e non era inglese. Ecco, questa è la cosa che lo ha incuriosito. Le conversazioni con lui erano facili perché era veramente un uomo intelligente. Sono poi continuate a New York in seguito, perché io sono tornato a vivere a New York dopo questa esperienza e lui è venuto a vivere a New York separandosi dal gruppo, e quindi ci sono state molte occasioni di incontro successive. E poi, visto che siamo arrivati a New York a John Lennon, diciamo questa cosa che oggi appunto siamo qui l'8 dicembre 2018, è l'anniversario purtroppo della scomparsa di Lennon avvenuta a New York, appunto questo omicidio al Dakota Building, di cui lei è stato testimone volontario, e questo è anche un altro dei motivi per cui abbiamo voluto programmare questo film proprio oggi, per ricordare appunto la scomparsa di John Lennon, e lei dopo magari ci racconterà questa cosa. Quindi lei chiede a mio padre di fare da in between, da contatto con i Beatles, e i Beatles accettano. E allora intanto diciamo che l'accordo è durato un'intera notte, un po' come gli Alsa, un po' come i grandi eventi politici del mondo, perché per esempio Ringo e Harrison ne volevano sapere molto poco. McCartney era molto più vicino a John Lennon e favorevole, e rendendomi conto che la confusione era migliore, come vedete accade sempre anche in politica, la confusione è la migliore compagna del tentare di manipolare una decisione, ho buttato lì l'idea: però ci andiamo in treno, sapendo, avendo già letto che loro avrebbero voluto raggiungere Rishikesh, che è questo villaggio alle pendici dell'Himalaya, in elicottero. E su questo la resistenza è stata forte e compatta, perché il timore del tempo che ci sarebbe voluto, infatti bisognava viaggiare un paio di giorni, e il timore del tempo che ci sarebbe voluto, il timore dell'attraversamento di varie regioni diverse con governi diversi, e un timore sensato, l'unico sensato, veramente sensato, in cui era difficile dare loro torto. La loro notorietà non era in India grande come in Europa, ma era grande. E la possibilità che ci fosse un assalto di folla, nel senso affettuoso però pericoloso della parola, è l'argomento che ha indebolito di più il mio perorare la causa. Ma quindi, mantenendo questo stato di confusione, io direi ai giovani presenti in sala che vogliono fare i giornalisti di prendere nota, perché queste sono lezioni importanti su come si fa un reportage. Quindi in questa bagarre di decisioni tra prendere l'elicottero o prendere il treno, comunque strappa un sì e un ricongiungersi al monastero, lei prende il treno col suo operatore e loro prendono l'elicottero. Certo, e quindi noi abbiamo intanto rifiutato di andare con loro in elicottero, perché ne sarebbe nata una vicenda più mondana che di avventure in India, ed eravamo decisi a vedere l'India. Noi abbiamo filmato molta più India nella parte che precede l'arrivo a Rishikesh e nella parte che segue il ritorno da Rishikesh, e su questo bisogna dire quando abbiamo appena il prodotto è arrivato a Roma ed è stato pronto con un montaggio fatto molto bene per la vendita nel mondo, la vendita nel mondo ha preteso che fosse tutto sui Beatles, e quindi ha indotto a tagliare la parte treno prima e treno dopo, cosa che a me è dispiaciuta molto, perché volevo che si vedesse più l'India. A quel tempo l'India
era un paese in condizioni molto più difficili, benché, come dire, moralmente più unito e più accogliente della situazione successiva, in cui ci sono stati un'immensa modernizzazione, un immenso progresso, ma anche una politicizzazione di tipo cattivo simile a quella europea. Ecco, mentre l'India di allora era infinitamente più benevola, l'accoglimento dell'ospite che arriva era un fatto di cui si poteva ancora provare un senso di benessere e un senso di accoglienza, un senso dell'arrivo nel luogo giusto che non sarebbe mai accaduto. Noi ci siamo messi in viaggio, per esempio, prima col treno, di cui si vede una primissima parte, ma c'è tutto un interno del treno, dello scompartimento, della non conversazione con la folla che c'è dentro. Poi c'è un proseguire in camion, perché era l'unico oggetto semovente che attraversava la zona del colera di cui si parla nel documentario. Poi c'è stata una sosta dove siamo stati accolti, ospitati, nutriti in una casa sul bordo della strada, con molto affetto e con molta spontaneità e immediatezza, che per gente che gira il mondo come eravamo noi allora non era la cosa più tipica, ed è stata una delle più care memorie indiane, perché siamo stati lì, abbiamo passato lì la notte, siamo stati nutriti, come se fossimo dei parenti in visita che passano per... E ricordo anche che uno di coloro che ci hanno ospitato era un uomo, un anziano uomo colto, allora naturalmente, come fanno tutti i ragazzi, tutti i giovani, consideravo anziano chiunque fosse canuto e barbuto, ma insomma avrà avuto meno della mia età di adesso. Però molto lucidamente mi ha parlato del Risorgimento italiano e di quello che lui sapeva del Risorgimento italiano, che era assolutamente corretto. Quindi lui aveva fatto dei buoni studi, si era occupato del Risorgimento italiano e me lo aveva raccontato, che era un'ulteriore offerta, come dire, sei in casa, non sei lontano. Certo. Ecco, queste erano le cose che mi sarebbe piaciuto avere, perché l'India era già un amore per me e lo sarebbe stato in tanti altri eventi successivi. Sì, perché ecco, già in quel momento nel documentario si sente questa prima critica nei confronti dei Beatles, perché lei giustamente mette l'accento sul fatto che il viaggio è più importante della destinazione. E quindi è troppo facile atterrare in India, prendere l'elicottero e farsi depositare nel luogo di meditazione nelle pendici dell'Himalaya, mentre invece il vero insegnamento arriva appunto dagli incontri, dalle facce, da vedere il paese dal finestrino del treno, da incontrare fare questi incontri fortuiti ma ricchi, non pregnanti, e attraversare questo ponte tibetano, no, per arrivare alle pendici dell'Himalaya, giusto? Certo. Quindi c'è questa prima critica. E qui vorrei tornare un attimo al Vietnam, perché la cosa che salta più agli occhi agli spettatori di oggi è il modo con cui lei approccia i Beatles, perché per noi adesso i Beatles sono delle divinità, no, sono delle leggende, sono anche gli autori del canon del rock, cioè quindi hanno proprio scritto pagine di storia. Lei invece all'epoca gli dà questo taglio come se fosse un fenomeno fugace del momento, no? Una celebrità anche un po' fatua, e mi chiedevo se questa critica arrivava proprio dal fatto che lei era appena stato in Vietnam e vedere questi ricchi e famosi poteva creare una discrepanza, no? un primo momento di collisione
nei loro confronti. Beh, certamente avrà avuto, certamente avrà avuto la sua importanza, perché io arrivavo con un carico di immagini ancora negli occhi, nella mente, nella memoria, nelle cose viste e toccate, che non era facile da cui non era facile liberarsi soltanto dichiarando vacanza quei giorni. Resta il fatto che era interessante trovarsi vicino a persone che contavano nel mondo, e contavano non necessariamente in senso frivolo, perché hanno rinnovato la canzone giovane e hanno rinnovato anche la compattezza dei giovani intorno alla loro musica, che poi è diventata anche, siamo nel 68, quindi è diventata anche compattezza di comportamento e legame forte e profondo tra persone giovani nel momento in cui... Appunto, nasce proprio la figura del pubblico giovane, del giovane, no? Che si fa sentire e ha un suo potere anche di comunicazione, non solo di rottura, ma anche proprio di presenza nella società. No? E in questi Beatles sono stati uno dei primi brand, no? Attorno a cui si è creata la cultura giovanile. Con cui vorrei far notare una cosa di cui non abbiamo parlato e potremmo non parlare, ma solo notarlo. La presenza di Donovan a quel tempo era molto importante, perché Donovan era un grande dei ragazzi inglesi, rappresentava veramente la musica inglese, mentre i Beatles erano già la musica del pianeta, erano già musica americana, erano già musica italiana, erano già musica europea. Donovan era l'Inghilterra, era i giovani inglesi di quel periodo, e averlo lì aveva un'importanza un po' più grande di quella che appare adesso. Sì, perché all'epoca era un po' i tempi sono, come sapete, profondamente diversi. La risposta inglese a Bob Dylan, no? Donovan all'epoca era un po' il cantautore inglese, il menestrello, che rispondeva a Bob Dylan, che era il cantautore americano, e di Dylan si sentono anche degli accenni di Blowing in the Wind, che canta di Beatles davanti al Gange, e anche forse qualcos'altro di Dylan nel film. E poi era portatore di una dolcezza che non era tipica, non era tipica di quasi nessuno di loro, quindi questo elemento di dolcezza e l'idea di farti compagnia, che la canzone è la tua compagna che viene con te, perché è serena, perché era serenante, perché è come una specie di ninna nanna, cioè, ecco, era un cantautore veramente diverso dagli altri in quel periodo. Ma torniamo al racconto principale, perché adesso lei arriva, lei fa il viaggio, fa la vera, il vero percorso di formazione meditativa, attraversa l'India in treno e arriva alle penicille di Himalaya, appunto. Lì rincontra i Beatles. E cosa fa? Mostra il contratto firmato da mia Favre, gli dice: ricordate di me, io sono quello che due giorni fa vi ha parlato di filmarvi. Cosa dicono loro quando sono lì? Beh, no, intanto bisogna arrivare lì. Sul viaggio dell'arrivo c'è una cosa in più che è divertente ricordare, e che cioè tra la fine del viaggio che ci ha fatto fare, che abbiamo fatto a bordo di un camion, di un trasporto, la sosta nella casa e l'arrivo al ponte di Corde, c'era una zona che bisognava attraversare a piedi di alcuni chilometri, dove c'erano le scimmie ladre, e questa era stata una delle esperienze indimenticabili, perché la scimmia ladra ci frugava, la scimmia ladra ti fermava aggrappandosi alla gamba, ti frugava nella tasca, non cercava le banconote, cercava la moneta, si impossessava della moneta che riusciva a trovare e se ne andava tranquilla, perché evidentemente erano organizzate in modo che avevano qualcuno a cui darla, a cui dare quelle monete che in cambio le nutrivano. Insomma, il capitalismo è arrivato anche. Quindi l'esperienza delle scimmie ladre è stata una delle più inaspettate
devo dire anche, poiché sono animali relativamente, anzi certamente miti, pretenziosi, ma miti e graziosi, questa idea di avere la zampa che ti va a frugare nella tasca era una cosa e ci sono curiosa, che poi ci è accaduta anche dopo, anche nella stanza che ci era stata assegnata. A un certo punto ci siamo accorti che c'era una scimmia ladra che passava tutti i bagagli e cercava nelle tasche, con una certa procura anche per le tasche interne delle giacche. Quindi era una cosa abbastanza divertente. Ripassato anche la sartoria italiana, oltre che... Un altro dettaglio di curiosità, perché la vita è strana, è che con quel documentario noi abbiamo scoperto il personaggio dello scandalo della Lockheed, perché quando dico vicepresidente di un'azienda americana, io lì non lo nomino per consiglio dei legali della RAI, però facendolo poi vedere a chi doveva vederlo, è stato riconosciuto che si era rifugiato. Questo signore della Lockheed, aveva dato e ricevuto incredibili tangenti con l'Italia e che non si trovava, che l'FBI non riusciva a trovare, se il percorso non riusciva a trovare, era lì che faceva meditazione, era quello di cui a un certo punto torna sul suo volto varie volte, di cui poi ho potuto, tornando, far sapere alle autorità che si occupavano del caso, ma anche ai colleghi giornalisti, perché il caso era grosso a quel tempo, che l'uomo della Lockheed era a meditare con il Maharishi. Allora ricapitoliamo. Il Maharishi, se posso dire ancora una cosa di lui, certo. Il Maharishi era un uomo furbo, intelligente, colto, nel senso che conosceva benissimo gli europei e la psicologia europea, aveva il suo meglio, ha avuto il suo lancio internazionale con i Beatles, ma già prima dei Beatles aveva un buon business ben avviato e dopo di loro ha continuato per almeno due decenni, inventando questo stile di una meditazione che non è né religiosa né laica. Tu chiudi gli occhi e pensi, e lui dice delle cose carine, quindi vogliamo fare un applauso. Era un uomo per cui ho capito perché non si dovesse avere, se non il rispetto di una brava persona che fa il suo lavoro. Lo faceva abbastanza bene, ma niente altro come valore di esperienza, e certo non in contatto con la grandiosità dell'esperienza indiana, delle varie culture indiane in tutto ciò che è. Allora, mi scusi, anche un po' nel sorriso, vorrei parlare di karma, perché lei... Contemporaneamente, allora lei giustamente dice che il Maharishi era un businessman, quindi il suo karma non era particolarmente limpido. Invece lei è lì in India per caso, lei fa giornalista, e per una sorta di serendipity, di karma, lei mi trova i Beatles, la moglie di Frank Sinatra che scappa da lui, il criminale dello scandalo Lockheed. Allora forse il vero guru è lei. Diciamo che ci sono dei momenti della vita in cui le cose riescono bene. Ognuno di noi le ha, e questo è uno dei momenti della mia vita. Lei è l'illuminato, lo ammetta. La cosa è riuscita bene, come è riuscito bene il tornare vivo dal Vietnam. Sì, certo. Non era né così scontato né così facile. Lei aveva già intuito che la meditazione, la spiritualità orientale, sarebbe diventata poi un business per l'Occidente, perché adesso un business. Io non posso sentirlo, è appunto perché business? Beh, in alcuni casi lo è, è anche business, serve vivere, certo. Serve vivere di quello che fa, no, non sto criticando, serve vivere di quello che fa.
paga per entrare in un posto dove si può meditare e meditare bene e tranquillamente, c'è tanto, tanto di più. Ed è una cosa che in questo commento, le immagini del film sono un gioiello, il commento è veramente povero, piccolo borghese. Perché per un momento che c'entra il piccolo borghese? Non c'è idea di cos'è la meditazione. Io la ringrazio dal suo punto di vista, sentiamo Fulvio Colombo, non ho bisogno di sciorinare la biografia di Fulvio Colombo per dimostrare che è una delle persone meno piccolo borghesi che questa nazione abbia dato un po' di fondata, nel senso che il primo di tutto è legittima, il secondo luogo è fondata nel senso che ha notato una non particolare esaltazione di questa meditazione, ma questo è proprio il nome della meditazione. Avendo in mente che cosa vale, che importanza ha e quali cambiamenti profondi può portare nella vita mentale e spirituale, psicologica e spirituale di una persona, mi sono reso conto che si trattava di una meditazione per incrementare la produttività e che quindi non era altro esattamente quel punto che vogliamo rispettare e conoscere come tecnica della meditazione. La meditazione non ha niente a che vedere con la mente, non è una cosa mentale. Va bene, ma io adesso lo imparerò da lei appena possibile. È come se io le avessi detto che però in Vietnam avevo mal di fegato e lei è un medico specialista e mi spiega tutto. Certo, mi avrebbe spiegato perché e come mai potevo avere mal di fegato in quella situazione, ma non è il punto, e se mi permette anche questo non è il punto. Il mio punto era di vedere come i Beatles si rivolgevano a questa che avrebbe potuto essere una fonte, e per fortuna erano abbastanza ricchi di fonti essi stessi per non patirne, ecco, per poterla attraversare senza danno. Senza danno, il danno peggiore è la banalizzazione. Qui non c'era, in loro non c'era, i Beatles sono usciti sani e salvi. Ecco, questa è la cosa che posso dire. È uno che insegna meditazione. Va bene. La domanda, chiedo scusa, sì, un attimo, ripeto la domanda per il pubblico che non l'ha sentita. La domanda è, lei ha detto che questo documentario ha fatto il giro del mondo, con questo taglio curato da lei, tradotto in diverse lingue. È tradotto e commentato da altre voci. Da altre voci. Quindi evidentemente la versione inglese era quasi letterale, la versione europea erano quasi letterali, erano quasi traduzione. La versione americana era completamente diversa. Era usata all'interno di uno show molto più grande e con una interpretazione non era un'interpretazione diversa, ma era data direttamente dal conduttore dello show dentro il quale compariva. Però i Beatles cantano Sole mio, e quello sospetto che sia stato con la presenza degli italiani sul set. A un certo punto Paul McCartney intona O Sole mio. Sì. Sarà stato un omaggio a lei e al suo cameraman. Certamente, così come a John Lennon piaceva cantare frammenti d'opera, per esempio, cosa che non ha fatto nel film perché aveva un problema d'immagine. Ognuno di loro era libero e controllato, avete notato, perché arrivava fino a una cosa, poi a metà dello scherzo si fermava perché si rendevano conto che dei personaggi celebri hanno dei limiti nelle possibilità di scherzare, e questi limiti li hanno assoluto. Quando questo documentario è stato trasmesso dalla TV italiana, era il 68, come è stato ricevuto
Beh, il 68, ricorderete, è stato un anno nello stesso tempo molto allegro e molto cupo, molto vivace e pieno di trovate, di invenzioni e di cose che non si sarebbero mai immaginate prima, e anche di momenti duri, difficili, pericolosi. Il 68 è stato tutto questo, un'ebollizione straordinaria di vita giovane che ha preso possesso con tutta la forza della fantasia, dell'immaginazione, ma anche del rischio. Il rischio è stato certamente molto, molto alto e molto grande. Se pensate che gli altri due eventi importanti della mia vita nel 68 sono stati l'essere a Memphis quando è stato ucciso Martin Luther King e l'essere con Robert Kennedy per tutta la sua campagna elettorale, insieme con Andrea Barbato, che era un grande giornalista del tempo. Noi due abbiamo seguito ogni giorno, per ogni telegiornale serale italiano, la campagna elettorale di Robert Kennedy, che stava diventando presidente degli Stati Uniti. E che, ahimè, si concluse anche e che sarebbe stato un presidente unico nella storia, americana, benché loro abbiano avuto la fortuna di avere almeno altri due grandi, ci avrebbe portato fuori dal Vietnam Kennedy, Bob Kennedy. Beh, Bob Kennedy era contro la guerra del Vietnam, sarebbe stato forse e sarebbe stato l'uomo che l'avrebbe finita anni prima. Ahimè, dopo voglio avere altre domande dal pubblico, spero, e qui appunto chiudiamo il cerchio con il fatto che lei ha parlato di Martin Luther King e di Bob Kennedy, appunto omicidi purtroppo famosi, e appunto oggi ricorre l'anniversario dell'omicidio di John Lennon, e lei mi ha detto che era da quelle parti. D'altra parte, i Beatles avevano un'immagine benevola ricevuta dal mondo giovane con lo stesso tono di benevolenza, di accettazione, di partecipazione. Stiamo insieme, era il messaggio principale dei Beatles, a parte la qualità musicale straordinariamente nuova e bella, molto, molto migliore. Ci sono voluti anni per capire che valore ha avuto la musica dei Beatles nel cambiare la musica giovane. Però non era un incrocio di stonature, erano gli eventi creativi, sorprendenti, straordinari, grandi, tragici, nuovi, belli di quell'anno. Bisogna ricordare che era l'anno di Allen Ginsberg, quando l'America si è accorta di avere il più grande poeta vivente in quel momento, un uomo che era considerato un appendice della Beat Generation, e in realtà è in quell'anno che si è scoperto che era il grande poeta vivente della letteratura americana. Quindi tutto questo dobbiamo collocarlo nell'anno in cui queste cose sono accadute. E poi nel 69 invece Mia Farrow è la protagonista di Rosemary's Baby, quindi è la madre del diavolo, Helter Skelter dei Beatles diventa la colonna sonora degli omicidi del clan dei Manson, e improvvisamente ci risvegliamo in un mondo molto più brutto e violento. E è anche questo un caso particolare, che appunto erano tutti lì in India nel 68 con lei, e poi dopo appunto vennero qua. Prima cercavano l'illuminazione in India e poi vennero anche lambiti un attimo dalla violenza diabolica. È strano, no, che ci sia stata questa comunanza di destini. Allora, qualcuno ha qualche domanda? Sì, abbiamo subito una signora qui. Ci sono i microfoni? Buonasera, signor Colombo. Buonasera. Cristina Orlandi. Volevo chiederle questo. Io ho notato in questo documentario che non traspare la fama di questi cantanti, cioè lei riesce soltanto a descrivere la presenza di questo gruppo
quasi come fossero en passant, cioè nel senso io sto girando un documentario sull'India e mi trovo questi personaggi qui che compaiono e fanno la loro vita. Ecco, dicevo questo, come ha fatto, come è riuscito, venendo da una realtà quale il Vietnam, dove diciamo io penso che sì, cioè non importava creare delle scene, bastava solo riprendere e quindi parlavano da sé queste scene, essere proiettato in questa situazione dell'India e trovarsi di fronte a queste persone che all'epoca erano dei, come si può dire, quasi dei dei degli dei, erano, rappresentavano, come è riuscito a non farsi trasportare dalla fama e quindi quasi a renderli come dei personaggi in cerca di autore, ecco, così all'interno di questo filmato, questo documentario. Non so se mi sono spiegata. No, si è spiegata benissimo, mi ha fatto una domanda bella e mi domando se non sono un po' pretenzioso nel risponderle. Io avevo una percezione, credo, corretta della loro musica, della loro bravura, perché l'amicizia con un grande musicista italiano, Luciano Berio, che in quel periodo dirigeva a Londra, mi aveva detto guarda che sono straordinari, guarda che musicalmente sono davvero un fatto nuovo e un fatto grande. E nello stesso tempo a me sembrava che eravamo altrettanto protagonisti del mondo. Quindi non era l'elemento celebrità che fa la differenza, perché certo lo faceva in modo enorme, ma era l'elemento della qualità umana e generazionale, per cui trovandoci insieme in quella situazione non ho provato quel senso di, come dire, di brivido nei confronti della celebrità, perché davo già per scontata la loro bravura. Non era per me una scoperta, ma era una situazione molto conveniente dal punto di vista del mio lavoro, e per cui ero molto grato che fossero così accoglienti e gentili con me, ma la cosa rimaneva, come dire, quasi se fossimo come se fossimo allo stesso livello, ecco. Non percepivo questo senso. Questo succede quando si lavora insieme. A me è successo proprio nel documentario sull'alluvione di Firenze, in cui io sono stato il partner di Zeffirelli, nel senso che toccava a me, eravamo molto amici perché ci vedevamo a New York. Lui ha telefonato a me per dirmi siamo sotto 3 metri, mi devi assolutamente trovare una troupe perché io voglio fare un documentario di questa cosa. Nel giro di un'ora, allora ero capo dei programmi culturali della RAI, sono riuscito a trovare la troupe e a mandarla, però lui poi mi ha ritelefonato mentre stava girando in mezzo all'acqua per dirmi qui ci vuole una grande voce per narrarla, la grande voce deve essere Richard Burton. Vai all'albergo tale, stanza tale, eccetera, prima gli telefoni, gli dice nome mio che lo devi trovare e gli spieghi che lui deve essere la voce del documentario. Quindi io mi sono occupato di tutta la parte sonora e quando mi sono trovato di fronte a Richard Burton io ho dovuto, come dire, dargli l'incarico. Certo ero immensamente favorito dal fatto che lo faceva a nome di Zeffirelli, ovvio, però in quel momento diventavamo colleghi, dovevamo lavorare insieme, quindi non era più Richard Burton che ero abituato a vedere al cinema come uno in quel momento forse il più grande attore che ci fosse, per giunta sposato con Liz Taylor, ma dal momento che lui doveva stare con me in una sala della RAI, dove io con una macchina da scrivere e un telefono, al telefono sentivo Zeffirelli che mi raccontava a che punto era arrivato. Poi io scrivevo in italiano e traducevo in inglese il pezzo di testo che lui avrebbe letto. Abbiamo fatto un giorno e una notte di seguito un po' folle,
Però io non ho mai avuto l'impressione che stavo lavorando come una star del mondo. Eravamo due colleghi, noi dovevamo assolutamente consegnare a Zeffirelli la colonna sonora, perché poi andavamo immediatamente in registrazione a registrare il frammento della sua voce e poi mandarlo a Zeffirelli perché lo approvasse, perché dice sì sì, è il tono giusto, oppure no, rifatemelo più enfatico, oppure rifatemelo più addolorato. Perché il regista era lui. È stata una cosa bellissima, ma il lavorare insieme ha completamente azzerato la differenza. L'avessi incontrato in un party, in una festa, in un'occasione, avrei detto: signor Barton, ammiro molto, veramente lei è uno dei più grandi, le solite cose che si fanno in questi casi. Invece dovevamo consegnare il prodotto in inglese e in italiano. Abbiamo lavorato insieme, non abbiamo smesso mai, e lui ha imparato appunto insegnargli, ma lui era fantastico a parlare in italiano, non l'aveva mai fatto. E il documentario è nella versione che noi vediamo ogni anno, sì, quando c'è l'anniversario dell'Unione di Firenze. Lui parla un italiano molto buono, e di cui mi vanto. Visto che sei dovevo fargli dire le frasi e ripeterle finché venivano giuste, e lui aveva un orecchio strepitoso. Visto che siamo a Firenze, vogliamo ricordare quanti soldi è riuscito a raccogliere quel documentario? 30 milioni di dollari. In America, nella versione inglese, ha raccolto 30 milioni. Venne mostrato il documentario, vengono raccolti 30 milioni di dollari di fondi di Stato di Firenze. Ecco, un altro applauso. Abbiamo Ottone. Sì, sono qua. Ciao. Sì, ciao. Senta, Colombo, intanto un grande complimento per l'azzardo e per quello che ci ha raccontato al di là del documentario. Questo incontro in questa casa mi fa venire in mente alcuni miei viaggi in India, alcune esperienze similari, eccetera. Soprattutto in un paese che, ricordiamolo, mi sembra meno di 20 anni dall'indipendenza, quindi aveva una sua connotazione culturale di un certo tipo. Io però vorrei fare una domanda sulla televisione, in questo senso. Io avevo 14 anni nel 68, però mi ricordo perfettamente cos'era TV7, questo è un servizio di TV7. Mi ricordo perfettamente il grandissimo Andrea Barbato che lei ha citato. In quel periodo era sicuramente la televisione di Bernabei, per cui si capisce perché poi c'è stato questo discorso di taglio, censura, insomma questa volontà di confezionare il documentario, come lei ci ha detto, centrato sui Beatles e quindi senza un grande interesse sul viaggio in treno e su tutto il discorso che ci stava dietro rispetto a aspetti molto interessanti, importanti di rapporto, anche il rapporto che lei ha avuto antidivistico ma curioso rispetto a un fenomeno tra virgolette molto controverso, diciamo così, per non creare ulteriori. Ecco, volevo dire una cosa: perché oggi la televisione non fa più questo giornalismo di inchiesta? Perché oggi abbiamo i Fazio, abbiamo i Flores, abbiamo Piazza Pulita, abbiamo questi continui talk show, eccetera, e non c'è nessun giornalismo di inchiesta su argomenti importanti di tipo politico ma anche culturale? Qual è la sua opinione rispetto? È vero che sono passati 50 anni, è vero che la situazione oggi è completamente diversa, però alcune televisioni, la BBC, altre televisioni, continuano a fare giornalismo e fanno i talk show in modo diverso rispetto alla nostra televisione invece. Abbiamo, fortuna di avere un decano della professione, sentiamo. Beh, ringrazio per la domanda, ma declino la risposta. Perché entrerei in una situazione di polvere di politica della quale ci sporcheremo un po' tutti, nel dovere, ci cadrebbe addosso come entrare in un solaio che non è stato aperto da molto tempo. Ecco. Io continuo a credere che lei l'illuminazione sull'Himalaya l'ha trovata, molto a capo in queste, pur avendo vissuto appunto periodi storici complicatissimi e appunto
non parlare della politica. No, ma la RAI è un caso particolarmente grave, perché se si pensa che se si pensa al documentario che è andato in onda immediatamente prima dei Beatles, si intitolava I bambini di Pienhoa, ed era un giorno e una notte passati in un villaggio vietnamita colpito da un bombardamento. Quindi è e quindi i bambini si vedevano quasi solo bambini, non perché venissero cercati, ma perché correvano meno dei grandi, e quindi era più facile che venissero colpiti, c'è poco da fare. E quindi il seguire, il mettere la macchina da presa in un punto del villaggio, restare lì, che Dio te la mandi buona, ma filmare l'intera cosa, poi portarlo qui e trovarsi l'obiezione fermissima di tutti coloro che non volevano che si parlasse della guerra del Vietnam in quel modo, la prendevano come una cosa comunista. Io non lo ero, non lo sono mai stato, sono sempre stato un grande amatore dell'America, come dimostra mia moglie, quindi era l'America che mi interessava, ed era per l'America che soffrivo, perché non volevo che succedessero queste cose. Il documentario è andato in onda. Lo ha visto Ettore Bernabei, che era allora il direttore generale, lo ha visto Fabiano Fabiani, che era allora il direttore del telegiornale, e hanno detto sì. Poi Fabiani ha perso il posto da direttore del telegiornale, ma non dentro la RAI, dalla politica. Non è stato Bernabei a... delle cose sono accadute in questo paese che non sono affatto ignobili. Delle cose ignobili a un certo punto hanno cominciato ad accadere, e noi stiamo facendo come si fa quando comincia a piovere e non abbiamo l'ombrello. Speriamo che smetta, diciamo continuamente. Speriamo che smetta. Vorrei chiudere, veloce però, perché stiamo per... Un attimo il microfono. Arriva il microfono. Vorrei che il festival mi facesse anche dei segnali, perché noi potremmo stare qui a parlare, ma... Salve, buonasera, rispetto alla regia e a quello che lei ha detto all'inizio, cioè del tempo che è passato, dell'età, un po' del documentario, invece a me... è arrivato un senso di prossimità ai personaggi che ho sentito molto moderno, come un desiderio di stare nel loro qui e ora, e quasi nel dilatare i momenti, i dettagli. Vorrei sapere che ricordo ha di questo, della sua regia, e di come è arrivato allora, se ci voleva molto tempo, se ha ripreso tanto. Grazie. Quanti spezzoni sono rimasti negli archivi e non sono stati utilizzati? Beh, è una domanda, è quello di, si dice è una bella domanda, ed è una bella domanda, perché il ricordare è sempre un mischievous business, è sempre un affare che intriga e che ti può persino anche un po' imbrogliare. Se ci rifletto, devo pensare alle ansietà, alle incertezze, alle tensioni, ai frammenti di fallimento che ci sono dentro le cose, anche le cose che sono riuscite bene, e è naturale, è inevitabile che il racconto diventi una sorta di restauro dell'evento così come è accaduto, perché un po' dentro di noi ci sono cose che da storia diventano archeologia, nel senso che si induriscono i fatti, è un po' come accade con certi materiali mentre si lavorano, a un certo punto prendono quella forma e se la tengono. Quindi voi avete, quando ascoltate
racconti e narrazioni di questo genere dovete sapere che sono veri fino a un certo punto, nel senso che è quello che uno ricorda, che ama ricordare, che sa ricordare, e con i quali fa anche un po', ogni tanto ci litiga, come si fa sempre con i nostri, con la nostra vita interiore, perché non sei sicuro se hai raccontato davvero bene la cosa come avresti dovuto rappresentarla, o se non hai favorito un po' te stesso nel raccontarla, perché ti vuoi bene e quindi ti proteggi. Ecco, questo è il problema del ricordare. Questo fatto è bello, ma un pochino ingannevole. Questa signora? Salve, io sono un'americana che sono qui da 30 anni e volevo farle presente che certe canzoni che hanno cantato i Beatles risalgono agli anni 20, quasi del cantautore Woody Guthrie, quindi è anche una cosa molto interessante. Quindi, mentre io cantavo queste canzoni da bambina, e quindi a guardare questo film e sentire queste canzoni era un po' a sorpresa per me, perché non avrei aspettato quelle canzoni in questo contesto cantate dai Beatles. E poi volevo sapere, siccome noi abbiamo adottato 3 bambini indiani e quindi attraverso i nostri bambini noi abbiamo avvicinato l'India, volevo sapere se i Beatles in qualche modo in questo treno si sono avvicinati alla gente, non solo lì all'ashram, ma lungo la strada. Allora non avevo capito, pensavo che andassero loro in treno. No. Ah, ok. Ma i Beatles hanno avuto contatti con l'India. I Beatles hanno avuto contatti con l'India quella vera. Ma certo li hanno avuti e soprattutto musicalmente, tant'è vero che Ravi Shankar è diventato un loro guru, il vero tramite con la musica indiana è stato Ravi Shankar e gli allievi di Ravi Shankar, e quindi hanno avuto una grande importanza, il rapporto con l'India ha avuto una grande importanza, molto più grande. Io mi sono limitato a criticare quel pezzettino di esperienza, perché lo stavano facendo con grande, molto divertenti e molto carini, ma con grande superficialità. Bisogna anche dire che loro in quel periodo stavano terminando il periodo in cui erano travolti da un successo, cioè scoppiato in mano a loro, inaspettato, e stavano entrando in una fase molto più meditativa, nel senso vero della parola, e molto più intellettualmente matura, anche musicalmente. Per esempio Luciano Berio, il compositore italiano di cui le sto parlando, che dal punto di vista, per quanto ne so io, ma credo molti condividono, è il più grande musicista italiano di quell'epoca, insieme a Luigi Nono, diciamo, sono i due grandi della musica italiana contemporanea. Berio, che insegnava, che dirigeva e insegnava a Londra, mi diceva che John Lennon ha cominciato ad andare regolarmente, per cui lui si trovava a lezione John Lennon, che era il mito John Lennon, ma che diventava suo allievo nel momento in cui andava a lezione da un musicista grandissimo per gli altri musicisti, ma non notissimo, non celeberrimo. E quindi il rapporto che loro hanno avuto con la cultura e con l'India è risultato molto più profondo di quanto io racconti qui, perché è quello che ho visto lì stando con loro in quei 5 giorni. Allora, vi dico una questione tecnica: c'è un film in questa sala alle 8:30, quindi dovremo liberarla velocemente. Fulvio Colombo ha un treno per tornare a Roma, però se mi promettete che non mi affollate la sala, possiamo uscire, potete toccarlo se volete. Vi voglio ricordare che ho 88 anni. Quindi... Vorrei dare un'ultima domanda. Qualche dettaglio.
dettaglio tecnico, quante ore di girato ci sono state, sì. Se, alcune scene importanti si sono state tagliate, se c'è un archivio, se si possono ritrovare, se ricordi in proposito di qualche cosa che, alla quale ha dovuto rinunciare, qualche inquadratura importante, eccetera. Grazie. Tu che domanda molto... molto utile. Il mio rapporto tipico nel filmare questo tipo di documentari era 4-1, cioè 4 metri girati e uno usato. È molto basso per tenere bassi i costi, perché il costo fondamentale era quello. 4-1 è stato certamente anche questo. E forse ancora un po' risicato, perché ci sono dei piani sequenza che senza tagli, che fa Lazzaretti seguendo un volto, un'immagine, un movimento, che determinano tagli molto, molto modesti. E in altre, certo, ci sono delle situazioni in cui tagli sono superiori. Io in generale mi sono sempre tenuto sul 4-1, riuscivo a stare sul 4-1 perché lavoravo quasi sempre con questo cameraman Lazzaretti, e la sua bravura era tale che c'era poco da tagliare, cioè si faceva esattamente la lunghezza dell'evento e poi si tagliava un terzo. Abbiamo una speranza, ma non di più, e questo è il privilegio di avere un grande... Io lo chiamavo direttore di fotografia perché mi sembrava che chiamarlo cameraman fosse troppo poco, era veramente un... Le parti sono bellissime. Quindi, allora, forse magari nelle Tech Rai troveremo le outtakes della meditazione con i Beatles, che potrebbe essere un'occasione fantastica per il 25esimo compleanno del River to River, per riaverla qui con noi. In qualche modo, il 25esimo, questo tanto saremo ancora tutti qui. Allora, anni, via. Vi ringrazio, direi che abbiamo fatto questa parte veramente un grande regalo, grazie al suo pubblico, perché lei è una persona amata dal pubblico, mi sembra di vederlo anche in questa occasione, per tutto quello che ha fatto per la cultura italiana, per la televisione italiana, per il giornalismo, e mi fermo qui. E grazie ancora a nome di tutti.